Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa nuova diretta ed il portale Live Talks. Oggi sono in compagnia di Samsung Climate Solution, che è una divisione dedicata in maniera specifica al settore della climatizzazione. Con Samsung Climate Solution parleremo di soluzioni di nuova generazione alternative al riscaldamento tradizionale. Voglio subito presentare l'ospite della puntata, è con noi l'ingegner Davide Corrado, Product Manager di Samsung Climate Solution. Benvenuto, Davide. Grazie Rossella, buongiorno a tutti. Sono Davide Corrado, sono Product Manager per quanto riguarda tutta la parte di sistemi di Samsung Climate Solution e ringrazio ed il portale per averci dato questo spazio per poter approfondire dei discorsi molto interessanti. Sì, Davide, il talk di questo pomeriggio sarà molto pieno. Io ho preparato diverse domande per te, però voglio approfittare sia per rinnovare nuovamente i miei saluti, il mio benvenuto da parte di Edil Portale al pubblico che si sta collegando e anche per dire che è possibile fare delle domande, porre delle domande. Hanno la possibilità di scrivere le domande nella chat e al termine ci sarà uno spazio dedicato alle risposte. Allora, Davide, prima di entrare proprio nel vivo del nostro discorso, mi piacerebbe con te un attimino fare una panoramica su quello che è il contesto proprio politico che stiamo vivendo nell'ultimo periodo. E in particolare vorrei parlare con te di Fit for 55, che immagino tu conosca molto, molto bene. E questo pacchetto di proposte presentato dalla Commissione europea che ha l'obiettivo entro il 2030 di ridurre le emissioni di CO2 del 55%, così da rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutrale entro il 2050. Da un po' di ricerche che ho fatto, tutte le azioni previste da questo pacchetto di proposte interessano settori strategici per l'Unione, tra cui l'edilizia. Come Samsung Climate Solution, no? Appunto, voi vi occupate di climatizzazione. Puoi confermarmi che ad oggi, attualmente, la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria giocano un ruolo fondamentale, purtroppo direi, nella produzione di CO2, perché usano ancora tecnologie come la combustione di gas naturali, prodotti petroliferi e combustibili solidi, giusto? Sono numeri Certo. ancora rilevanti. Sì, è chiaro. No, dicevo, certo, a livello proprio di, diciamo, ho preparato questa slide, a livello di Unione Europea, come dicevi tu, ci si è mossi attraverso quello che è il Green Deal, in particolare in questo caso il Fit for 55, che è una parte del Green Deal europeo per arrivare appunto alla neutralità climatica entro il 2050. Ha giocato anche un fattore rilevante il conflitto che sta avvenendo tra Russia e Ucraina per avere un'altra serie di pacchetti che hanno reso, diciamo, più, come dire, più sfidanti ancora gli obiettivi che ci siamo posti, e questa è la REPowerEU. Tra questi obiettivi, chiaramente, oltre alla produzione di energia pulita, diciamo di energia rinnovabile, c'è anche l'utilizzo, quindi la parte dell'utente. Quindi non solo evitare di bruciare gas per produrre energia, ma evitare di bruciare gas anche all'interno delle nostre case o all'interno di settori prettamente residenziali. E quindi da lì diciamo che i numeri che ci si aspetta sul mercato nei prossimi anni sarà l'installazione circa di 10 milioni di pompe di calore entro il 2025 per arrivare a 30 milioni entro il 2030. Quindi diciamo che c'è una forte spinta da parte delle istituzioni a seguito di quelle che sono purtroppo le evidenze del cambiamento climatico per poter utilizzare quella quota parte di energia rinnovabile che le pompe di calore, che ovviamente saranno protagoniste di questa transizione, riescono a garantire rispetto alla combustione fossile.
Davide, questi numeri presenti qui nella parte inferiore delle slide si riferiscono nello specifico alle pompe di calore elettriche oppure comprendono anche un po' tutto il mondo delle pompe di calore, quindi come anche le geotermiche o anche sistemi tipo più, diciamo, anche questi sostenibili ed ecologici come il riscaldamento a biomassa o No, chiaramente, allora, questi sono numeri che hanno dato le associazioni di categoria che sono delle stime rispetto a quelli che sono gli obiettivi. Cioè noi ci dovremmo aspettare all'incirca questo numero di installazioni per poter raggiungere gli obiettivi. Poi come sia il mix chiaramente dipende. Ovvio che soluzioni come le biomasse o la geotermia sono soluzioni che non possono avere una diffusione così ampia quanto le pompe di calore elettriche aria-acqua, per esempio. Nel senso che ovviamente sono situazionali. Ci sono situazioni dove possono essere molto convenienti, ma è chiaro che è difficile utilizzare la geotermia in una grande città. Poi anche lì non è detto, dipende dai casi, però. Chiaramente il sistema di pompe di calore elettriche è un sistema più snello, no? Più declinabile in diverse situazioni e quindi chiaramente sì, nel mix è coinvolto un po' tutto. Ok, allora Davide, concentriamoci sulle pompe di calore elettriche. Come hai detto tu, è un sistema più declinabile e quindi maggiormente utilizzabile soprattutto nelle nostre città. Se però nelle nuove costruzioni fare e realizzare un impianto con pompa di calore è ormai una routine, forse qualche limite nell'ambito delle ristrutturazioni si potrebbe trovare. E il talk di oggi è proprio basato, vuole focalizzarsi su l'applicazione, l'installazione delle pompe di calore. Nello specifico nel settore delle ristrutturazioni. La domanda, diciamo, centrale è possibile, sostituire il generatore con una pompa di calore mantenendo l'impianto elettrico? E possiamo anche spoilerare la risposta che è sì, però dobbiamo fare un passo indietro e, Davide, tu ci aiuterai a capire la fattibilità di questo intervento. Prima di farti la domanda, voglio ricordare a chi si sta collegando che è possibile ancora una volta interagire con noi, commentare, fare domande e poi nel corso della diretta ci sarà la possibilità di essere coinvolti tramite le risposte. Allora, Davide, quando si interviene su un impianto di riscaldamento esistente, è possibile effettuare una mera sostituzione del generatore o va anche preso in considerazione tutto l'impianto nel suo complesso? Allora, la risposta chiaramente è dipende. Dipende da cosa? Dipende dal caso per caso, nel senso che sì, è possibile talvolta sostituire il suo generatore mantenendo più o meno tutto l'impianto esistente, talvolta non è possibile. Questo chiaramente dipende da diversi fattori e qui entra in gioco il professionista, nel senso che sia nella fase di progetto di sopralluogo, diciamo, perché stiamo parlando della ristrutturazione, quindi nel capire cosa abbiamo davanti, che tipo di impianto abbiamo davanti, sia, diciamo, in quella che sarà poi la fase di progettazione e riprogettazione del sistema, ci saranno diverse variabili di cui tener conto. Quindi, non è un plug and play, nel senso che non è mai un sistema in cui prendo, sostituisco, basta che arrivi il tecnico, cioè non lo è quasi mai. Chiaramente se sto sostituendo una vecchia pompa di calore, che non è il caso principale nelle ristrutturazioni, ma che può avvenire perché ormai diciamo che la tecnologia è un po' di anni che è in giro, allora in quel caso potrebbe essere anche una diretta sostituzione del solo generatore senza alcuna problematica. Chiaro è che dipende, nel senso sto sostituendo una caldaia. Potrei sostituirla con una sola pompa di calore senza dover stravolgere l'impianto, dovrei invece in taluni casi dover addirittura cambiare i terminali, stravolgere l'impianto. Quindi diciamo che dipende. Quello che è essenziale è che ci sia il lavoro del professionista dietro. Okay. Quindi diciamo che ogni caso va ovviamente studiato
nella sua singolarità, però oggi cerchiamo di dare un po' delle, a me piace chiamarle, pillole informative per avere più o meno una linea guida generale su cui Certo. muovere. Sì. Ok, allora bisogna sicuramente, come hai detto tu, considerare tutto l'impianto esistente, però in generale, qual è il sistema di distribuzione maggiormente idoneo ad una pompa di calore? Ok, allora, normalmente più che idoneo, diciamo quello che ad oggi è stato maggiormente utilizzato. Più o meno tutti sanno che il pannello radiante, quindi il riscaldamento a pavimento a bassa temperatura, è quello che con la pompa di calore normalmente viene utilizzato, nel senso che non necessita appunto di alte temperature, quindi la pompa di calore normalmente a bassa temperatura viene così ottimizzata, però sempre di più nelle sostituzioni ci troviamo magari a dover fare anche acqua calda sanitaria o ci troviamo appunto, come dicevamo prima, delle situazioni in cui non abbiamo i terminali a pavimento, abbiamo dei terminali ad alta temperatura o abbiamo dei fan coil. Chiaramente dipende, soprattutto mi riferisco a quelli che sono i vecchi termosifoni in ghisa. Talvolta si sostituisce il generatore con una pompa di calore, ma non si tiene conto del fatto che il sistema era pensato, era stato dimensionato, magari anche sovradimensionato, e quindi questo gioca a favore di chi monta una pompa di calore, ma era dimensionato per andare ad alte temperature e non a basse. Quindi il più idoneo per la tecnologia che è stata fino ad ora presentata in generale nei mercati è sicuramente il pannello radiante, però si stanno aprendo, e oggi ne parleremo, altri tipi di situazioni in cui è chiaro che nel momento in cui vado a fare una ristrutturazione non necessariamente ho lo spazio di manovra economico o di fattibilità per togliere dei terminali ad alta temperatura e tirar sul massetto, eccetera, e fare un pavimento radiante, cioè può essere difficoltoso. Sì, ok, quindi quello che mi stai dicendo è che non si esclude appunto la possibilità di abbinare o meglio di mantenere i termosifoni interni e sostituire il generatore con una pompa di calore. Quello che vorrei chiederti, il titolo del nostro talk è EHS Mono HT Quiet, la pompa di calore ad alta temperatura, no? Che è la novità proposta quest'anno da Samsung Climate Solution. Perché con questa nuova pompa di calore è possibile invece mantenere i termosifoni? Allora, questa pompa di calore, diciamo, è una tecnologia che si sta affacciando adesso sul mercato ed è una pompa di calore che attraverso delle migliorie strutturali e tecnologiche riesce ad arrivare a mantenere i 70 gradi di temperatura di mandata. Quindi lavora bene sui 70 gradi. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire poter riutilizzare, poter utilizzare terminali anche ad alta temperatura. Radiatori che erano pensati appunto per avere una caldaia dietro. Chiaramente questo dipende anche dall'utilizzo che si fa della pompa di calore, nel senso che è un po' un nuovo paradigma che si sta affacciando sul mercato, la pompa di calore ad alta temperatura. Fatto sta che sempre di più se ne vedranno, ad ora ce ne sono pochissime e Samsung propone appunto una unità monoblocco in grado appunto di mantenere una temperatura di mandata di 70 gradi. Ok. Davide, allora, un po' ecco, di fisica tecnica ambientale. I termosifoni funzionano ad acqua, sappiamo, no? Quindi presumo che EHS Mono HT Quiet sia una pompa di calore della tipologia aria-acqua, giusto? Esattamente, Okay. esatto. Sarebbe interessante se appunto un po' ci descrivi nel dettaglio le caratteristiche ecco, di questo nuovo prodotto. Però prima che mi rispondi, volevo ringraziarti
ringraziare il pubblico che sta interagendo con noi. Se ci sono problemi di audio, probabilmente è dovuto al device della persona che sta ascoltando, perché qui l'audio funziona bene, abbiamo settato e controllato, mentre invece per le risposte lasceremo uno spazio dedicato a questo al termine del nostro talk. Ok, Davide, scusami e prego. No, assolutamente. Dicevamo, sì, nuova pompa di calore è HS mono HT quiet, quindi andiamo nel dettaglio giusto per capire di cosa si tratta. L'hai detto tu, è una pompa di calore aria-acqua, quindi come fluido vettore esterno utilizza l'aria, condensa in aria, è in grado, dicevamo, di raggiungere le alte temperature e soprattutto mantenerle, essendo poi una pompa di calore di ultima generazione. Dispone di tutte quelle che sono le connessioni sia al fotovoltaico, che ricordiamo essere un utile strumento anche per abbattere i costi, e della funzione che è la funzione smart grid, che quindi permette anche quella un risparmio energetico extra, e diciamo tutta una serie di accorgimenti, di migliorie tecniche volte al comfort. In particolare andiamo velocemente a vedere quali sono appunto queste migliorie. Dicevamo 70 gradi, come li raggiungiamo? Li raggiungiamo attraverso un compressore con tecnologia flash injection. Questo compressore è preso in prestito dal VRF, quindi dal Variable Refrigerant Flow, quindi sistemi diciamo di espansione diretta industriali. Abbiamo preso il compressore e l'abbiamo montato su una pompa di calore residenziale, ottenendo così delle prestazioni molto molto interessanti, una temperatura di mandata di 70 gradi fino a meno 15 esterni, un funzionamento fino a meno 30. Ovviamente queste non sono temperature che noi raggiungiamo nel nostro paese, salvo casi eccezionali, ma meno 30 non credo si sia mai visto nella storia. Però che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la macchina è pensata per funzionare a temperature molto molto rigide, e vuol dire che alle nostre temperature non abbiamo una macchina che è vicino ai propri limiti di funzionamento, abbiamo una macchina che egregiamente rimane in quello che è il suo campo di funzionamento con un buon margine. Chiaramente l'unità, avendo un compressore del genere, è in grado di mantenere di erogare il 100% della potenza nominale fino a meno 25. Normalmente nelle pompe di calore vediamo una discesa delle prestazioni della resa allo scendere della temperatura, e questo porta in alcune condizioni a un sovradimensionamento, ovvero se io mi aspetto magari in alta montagna di poter avere delle temperature di gran lunga negativo, o quando vado con delle temperature di progetto che sono sotto gli 0 gradi, ovviamente talvolta vado a considerare non la potenza nominale, ma vado a considerare la potenza alla data temperatura, per essere certo che la macchina eroghi quanto richiesto anche in tali condizioni. Ecco, tramite qualche accorgimento noi abbiamo fatto in modo che la nostra unità possa erogare il 100% della potenza fino a meno 25. Questo vuol dire anche non sovradimensionare la pompa di calore e nel normale utilizzo avere dei consumi ridotti, perché sto montando un'unità con potenze inferiori. Chiaramente, essendo pensata poi per dei climi rigidi, è stata pensata anche a livello di materiali, con dei materiali d'eccellenza, e questo però si ripropone anche da noi, nel senso che sono materiali anticorrosivi a forte resistenza. Io immagino l'Italia circondata dal mare, chiaramente questo tipo di unità è un'unità che ha dei test alle spalle e che resiste anche a salsedine o a condizioni avverse. Quindi l'idea anche verso il futuro, quindi dicevamo il Green Deal, si parla del Green Deal anche di economia circolare, fare delle unità che possano durare il più possibile per creare anche meno rifiuti, insomma, quindi un'idea di green un po' a 360 gradi. Ovviamente ci diciamo, abbiamo messo il compressore di un VRF, come dire, abbiamo messo il motore di una Formula 1 sulla nostra utilitaria, farà un rumore molto molto alto. Il compressore sì, è molto rumoroso, ed ecco perché
con una serie di migliorie abbiamo deciso di ottimizzarlo. Quindi abbiamo chiuso il compressore dentro due involucri antirumore, abbiamo sostituito il sistema di sospensioni con un nuovo sistema brevettato per abbattere il rumore e abbiamo rivisto il profilo del ventilatore in modo da ottimizzare il tutto. Il risultato è una macchina super silenziosa nonostante le alte prestazioni, che addirittura è riuscita a ottenere dei marchi di qualità, il Quiet Mark, un marchio inglese abbastanza prestigioso. Ora, io avrei un video da farvi vedere. Ok, sì. Ecco qui. È un video che un po' riprende tutto quello che abbiamo detto, ma che va nel dettaglio e chiaramente tutto ciò che abbiamo detto poi è consultabile sul nostro sito, sui nostri materiali. Qui vogliamo darvi una pillola, ovviamente, di quello che è un macrocosmo che sarebbe da, diciamo, andare a scoprire nel dettaglio. Quindi, dicevamo, bassa rumorosità, come vedete, il sistema di sospensioni è stato riformulato e ottimizzato, quindi al posto delle sospensioni in gomma solite è stata aggiunta una molla brevettata per abbattere il rumore. Il compressore, come dicevamo, è stato chiuso all'interno di addirittura due gusci protettivi antirumore. Il profilo alare, come nel nostro DVM, quindi come nel nostro VRF, è stato ottimizzato per abbattere al minimo le rumorosità, quindi le vorticosità che si creano intorno alle pale. E il risultato è appunto un risultato per la categoria eccellente. L'unità è davvero molto molto silenziosa. Chiaramente, come dicevamo, è un'unità pensata per resistere alle condizioni climatiche più avverse, che noi abbiamo deciso di portare in Italia, appunto perché si presta bene per quello che è il mercato delle sostituzioni, quindi dei terminali ad alta temperatura. Chiaramente, a bordo macchina abbiamo delle resistenze elettriche che evitano il congelamento, che evitano i fermi per diciamo, per il disgelo. E ovviamente per sostenere un compressore del genere abbiamo ottimizzato anche tutto lo scambio termico. Qui vedete quella che è la tecnologia flash injection, cioè viene proiettato nel compressore il liquido bifase molto molto vicino alla saturazione, quindi permettendo di mettere nel compressore anche delle goccioline di liquido, e questo ottimizza le prestazioni. Quindi è una tecnologia di ultimissima generazione che quindi arriva a garantire una mandata dell'acqua a 70 gradi fino a meno 15 esterni e fino a 60 gradi a meno 30. Quindi diciamo che è un'unità che è ottimizzata, appunto, come vedete anche qui, sia per i terminali ad alta temperatura che per quelli a bassa. Chiaramente può essere usata, come dicevamo, come qualsiasi pompa di calore, anche a bassa temperatura. Quindi questo è un po' il mondo di quella che è stata la nostra idea di pompa di calore ad alta temperatura. Ok, Davide, grazie. Hai spiegato molto bene le features di questa nuova pompa di calore. Mettendomi un po' nei panni, ecco, del progettista, avendoti ascoltato, penserei che okay, questo è un ottimo prodotto da proporre ai miei clienti per la ristrutturazione del loro appartamento, della loro villa, della loro casa unifamiliare. Ora cerchiamo di capire, no? Ho scelto il mio prodotto, ovviamente devo avviarmi, no? Nel processo progettuale che mi porta poi alla sostituzione. Le domande che vorrei farti sono due, te le faccio assieme. Prima di tutto, quali sono gli aspetti che il progettista dovrebbe prendere in considerazione sull'esistente, sullo stato di fatto, per quindi proporre al cliente questa soluzione? E l'altra domanda, l'hai già accennato appunto nella descrizione del video e nel descrivere le features della macchina, però se puoi un attimino parlarci meglio su appunto questa capacità della macchina di produrre anche acqua calda sanitaria e se invece è possibile Certo. eventualmente abbinarla a un sistema di accumulo. Allora, assolutamente sì. Partiamo dalla prima parte. Quali sono gli aspetti che bisognerebbe tenere in considerazione? Chiaramente sono innumerevoli, non nascondiamocelo, e qui non vogliamo essere esaustivi, ma appunto dare all'incirca delle indicazioni.
Chiaramente va da sé che bisognerà confrontarsi con quello che è l'impianto esistente, quindi capire che tipologia di impianto abbiamo davanti, se è un impianto di riscaldamento, è un impianto anche o solo di produzione di acqua sanitaria, se c'è anche del riscaldamento, quante zone ci sono, qual è la logica per cui è stato pensato questo impianto. Chiaramente bisognerà vedere che componentistica dell'impianto è presente, nel senso che un impianto che è stato, ad esempio, progettato per fare acqua sanitaria con una caldaia non necessiterà di un accumulo, in quanto è fatta in diretta solitamente. Chiaramente, poi questo dipende, non è detto, ma qui in questo caso, nel caso della pompa di calore, l'accumulo è necessario. E quindi bisognerà anche vedere e capire dove installare l'accumulo, se all'interno o all'esterno, se ci sarà un locale tecnico dedicato, ma anche capire il tipo di impianto che abbiamo davanti, i terminali, come dicevamo, le componenti idrauliche. Quindi ci si potrebbe trovare davanti di tutto. E infine la tipologia di edificio. Magari io ho progettato un edificio che sto riqualificando, quindi devo rifare i conti, magari con un involucro migliorativo, i terminali, anche se risulteranno sovradimensionati, cioè se erano giustamente dimensionati, risulteranno magari sovradimensionati, quindi dovrò capire il generatore, dovrò capire i carichi, dovrò capire la distribuzione. Chiaro è che l'impianto più semplice, con pochi accorgimenti, lo si può tranquillamente sostituire. Ci sono situazioni complesse dove è chiaro che, come dicevamo all'inizio, la conoscenza del professionista, l'esperienza del professionista è il fattore rilevante per capire come muoversi. Quindi non diciamo, sappiamo tutti, siamo tutti nel settore, il settore, diciamo, dell'edilizia non è un settore sempre semplice. Ci sono tanti vincoli, ci sono tante variabili e l'ottimizzazione, spesso non è facile, anche perché poi c'è sempre il cliente dall'altra parte che alle sue richieste, alle sue esigenze, quindi sono molti gli aspetti da tenere in considerazione. Ovvio che, come dicevamo prima, le pompe di calore saranno sempre più protagoniste, la combustione andrà scomparendo, ma necessariamente, non per fattori magari di convenienza, ma perché questa è la strada che abbiamo intrapreso sia come Europa che dovremmo anche come genere umano, cioè di andare verso una neutralità climatica. La pompa di calore saranno una delle soluzioni. Probabilmente la soluzione, per quanto ne sappiamo ad ora, poi il futuro è oscuro a tutti, però chiaramente capiamo che dovrà diventare la prassi questa. Sul nuovo è semplice, sulla ristrutturazione magari ci sarà più da capire, da metterci la testa. La seconda parte della domanda. Volevo dire, Davide, non a caso la tecnologia viene a supporto, no? Quando ci sono questi cambiamenti necessari, per come dicevi tu, quindi non è un trend, una moda mettere la pompa di calore, potrà essere forse da qui a qualche anno una prassi, e di conseguenza è giusto che la tecnologia sia al passo, ma anche dall'altra parte i professionisti che poi interverranno come interlocutori con l'utente finale siano anche loro pronti. Ok. Giustamente. Per quanto riguarda l'abda sistemi di accumulo, la risposta alla domanda se noi ne abbiamo è assolutamente sì. Chiaramente queste unità sono pensate anche per avere la loro parte interna, diciamo, quindi presento qui quello che è una tecnologia ormai che ha diciamo, preso piede sul mercato, che sono le unità interne. Chiamiamole all-in-one, tutte compatte, nel senso che noi presentiamo il nostro Climatab, che cos'è? È un'unità con un serbatoio interno da incasso dove ci si attacca direttamente con tubature idrauliche in questo caso, ma potrebbe anche essere espansione diretta. Oggi stiamo parlando della pompa di calore monoblocco, che in realtà entra in un portfolio di soluzioni di pompe di calore di Samsung che copre praticamente tutte le esigenze. In questo caso parliamo quindi della monoblocco, è un'unità che appunto
appunto si abbina alla sua interna che ha un serbatoio da 200-260 litri e che parte direttamente con gli attacchi, sia per il sanitario che per il riscaldamento. Al suo interno una pompa, è controllabile tramite app, tramite wifi, poi magari ne parleremo. E in combinazione con le HST Mono Quiet è una soluzione ad hoc. Chiaramente esiste non solo da interno, ma anche da esterno. Abbiamo il nostro Hydrowall, quindi per ovviamente andare verso quella flessibilità di soluzioni necessaria in questi casi per fare un'ottima sostituzione di impianto, chiaramente. Abbiamo anche, diciamo, dei sistemi d'accumulo separati sempre per acqua calda sanitaria che possono essere utilizzati sempre in abbinamento qualora io abbia magari non abbia necessità di avere un sistema di incasso delle dimensioni più o meno di un frigorifero, ma abbia già il mio locale tecnico e semplicemente voglia un puffer più ampio, magari fino a 500 litri, ecco. Davide, rimaniamo su questa slide che hai appena messo e chiedo alla regia di mettere in primo piano la slide. Grazie. Allora, è detto che appunto la potenza complessiva di una macchina dipende da vari fattori, quindi no? L'involucro, la resa dei terminali esistenti e tanti altri fattori, la presenza di un accumulo, se l'impianto deve produrre anche acqua calda o meno. Vedo qui che ci sono diverse taglie della macchina, se puoi un attimo spiegarci appunto dimensionamento e per quale tipologia, ecco, di impianto o di soluzione è ottimale scegliere una piuttosto che l'altra. Certo, allora della Mono HT Quiet abbiamo introdotto tre taglie, 8, 12 e 14 kW, quindi che coprono un po' quelle che sono le necessità dell'edificio medio, diciamo. Dico così perché chiaramente, come ci dicevamo prima, dipenderà tanto dall'involucro, dipenderà tanto da quelli che sono i carichi, dipenderà dal nucleo familiare, dipenderà da molti fattori che richiedono un chiaro il dimensionamento di un professionista. ClimaTab invece è disponibile a 200-260 litri. Perché 200-260? Perché l'ottimizzazione, abbiamo visto che questo è l'ottimo per avere acqua calda sanitaria praticamente in maniera continua. Quindi ovviamente anche qui dipende da quante unità familiari e quante persone vado a, tra virgolette, gestire. Chiaramente, come dicevo prima, in caso bisogna andare su sistemi d'accumulo più grandi e quindi diamo dei sistemi che non sono integrati perché ovviamente più grandi non sarebbero ad incasso e decisamente non sarebbero da interni, a meno di non avere un locale tecnico in casa, però qua si parla già di ville, quindi diciamo che è già più una nicchia e quindi si arriva a 200, 300, 500 litri. Ok, Davide, ovviamente qui cambiano, no, a seconda della potenza che viene richiesta, le dimensioni o appunto la capacità di accumulo. Volevo chiederti, qui stiamo parlando del settore delle ristrutturazioni, che come dicevo in premessa può andare dall'appartamento del condominio fino alla villetta. Singola. In generale, no? A seconda della dimensione della EHS Mono HT Quiet, dove è possibile installarla proprio in termini di Certo. collocamento della macchina? E inoltre a livello di zona geografica, l'hai accennato prima, però magari sarebbe utile ritornarci su se è installabile ovunque, quindi vicino al mare, in montagna o meglio dove le temperature sono molto rigide. Allora, ok, diciamo che essendo un'unità ad alta temperatura, ha i suoi spazi da prendersi, non sono eccessivi, però è chiaro che rispetto a una caldaia, magari una caldaietta o anche una caldaia media,
Questa unità richiede i suoi spazi, soprattutto non tanto per dimensioni, perché l'unità è molto compatta, nel senso che arriva a 1 metro di altezza, 1,20 m e 50 cm di spessore, quindi posso anche installarla sotto una finestra. Chiaramente, però, mi servirà un minimo di spazio, non tanto da dedicare alla macchina, quanto da lasciar libero perché la macchina abbia l'aria per funzionare, ovviamente. Quindi, dov'è che può essere installata? Può essere installata su un piccolo terrazzo, su un piccolo balcone, che però abbia un attimo di spazio intorno. Quindi, quello che è il classico terrazzino e il classico balconcino che però permette 1,20 m almeno, anzi facciamo 10 cm in più almeno, in modo che l'unità non vada in blocco, perché l'unità deve respirare, diciamo, aria. Chiaro è che nel momento in cui una casa unifamiliare o una villettina, quest'unità la posso mettere tranquillamente in giardino, magari nel retro della casa dove già molte unità vengono messe, anche volendo, se riesco a garantire l'adeguato arieggiamento, diciamo gli adeguati metri cubi d'aria, potrei anche installarla magari sotto una bocca di lupo o comunque sotto un grigliato, quindi non a vista, però sempre, come tutte, quindi non solo questa, tutte le pompe di calore, va sempre garantita un ricambio d'aria alla macchina affinché non cortocircuiti l'aria sostanzialmente. Questa è l'idea. Poi chiaro è che dipende dalle situazioni, magari ci sono degli accorgimenti da fare, noi diamo anche un supporto di CFD anche per capire in quali situazioni può essere messa, perché magari ci sono situazioni, è capitato, cui mettessero delle unità in una bocca di lupo, che però era fatta in un certo modo, tale per cui l'aria non arrivava, abbiamo fatto tutto uno studio di fattibilità, alla fine abbiamo trovato la posizione ideale sempre nella bocca di lupo e l'unità è stata ottimizzata, ha ottimizzato il suo funzionamento e non c'è stato problema alcuno a installarla lì. Quindi anche qui, come mantra, come leitmotiv, dipende dalle situazioni. Questo vale anche tipo per un'installazione in un vano tecnico, ad esempio, sempre no? Immagino sui terrazzini molto spesso vengono costruiti questi vani tecnici che fungono più da ripostiglio. Ovviamente installare all'interno la macchina con le giuste accortezze, cioè nel Chiaro, senso esatto. Il punto evitare. è sempre quello, nel senso che deve esserci i giusti spazi, il giusto ricambio d'aria. È chiaro che se la metto in uno sgabuzzino e la chiudo, Sì. se qualcuno conosce un po' di termodinamica, va da sé che la macchina a una certa non scambia più. Sì. Mentre invece per quanto riguarda appunto le aree geografiche. Sì, come dicevamo prima, dato che l'unità funziona da meno 30 più 43 gradi esterni, direi che a livello geografico italiano siamo pienamente coperti ovunque. Chiaramente, anche a livello, diciamo, cioè noi in Italia non abbiamo ambienti fortemente, abbiamo degli ambienti corrosivi, soprattutto sul mare, ma in cui comunque l'unità è attestata più volte per resistere anche alla salsedine. Chiaro è che l'unità deve essere anche mantenuta, nel senso che è vero che è un'unità resistente, è vero che è un'unità funzionante, ma come tutte le cose va trattata bene. Se trattata bene può dare davvero dei tempi molto molto lunghi di funzionamento. Ovvio che se trattata male è come qualsiasi cosa. Sì. Ok, siamo nelle battute finali del nostro talk. Rinnovo ancora l'invito al pubblico a scrivere le domande. Qualcuna ne è pervenuta e appunto dopo te le leggerò. Delle curiosità più che altro. Abbiamo quindi appurato che è fattibile, ecco, nel
nel mio cantiere di ristrutturazione sostituire il generatore con la pompa di calore. Ho all'interno, però, sto ipotizzando dei vecchi termosifoni in ghisa ormai un po' obsoleti che andrebbero cambiati con qualcuno magari più bello di design, come quelli che ora sono disponibili nelle rivendite. Volevo chiederti, in questo caso, quale tipologia di radiatore maggiormente idoneo e abbinabile alla pompa di calore? Allora, ovviamente, questa era la slide precedente, magari. Ok. Ovviamente dipende, ancora una volta. È chiaro è che se ho i caloriferi del primo dopoguerra, sono terminali in ghisa, quindi con una forte inerzia, che hanno un tipo di funzionamento molto diverso dai terminali di ultima generazione. Direi che i terminali di ultima generazione, che siano in ferro, che siano in alluminio, sono pensati anche per funzionare con le pompe di calore a bassa temperatura, quindi quelle precedenti fino a 55 gradi, è ovvio che si sposano bene con le unità come EHS Monarch T-Quiet a 70 gradi. Chiaro che anche qua dipende da che tipo di funzionamento voglio avere. Un radiatore ad alluminio è molto più rapido a raggiungere la temperatura, ma anche molto più rapido a perderla. Si adatta bene alle pompe di calore perché magari le pompe di calore con inverter rispondono velocemente a carichi che cambiano e quindi riescono a seguire il terminale che segue la pompa. Ovvio che nel momento in cui ho invece una situazione in cui i carichi non sono tanto variabili, in cui voglio sempre riscaldamento, terminali con un'inerzia più grande, quindi quelli in acciaio, quelli in ghisa vecchi, chiaramente fanno il loro gioco. Ovvio che sempre bisogna capire che cosa abbiamo davanti. Quindi sapere quali sono anche i limiti dei diversi terminali e sapere come funzionano. Funzionano abbastanza tutti, lo dicevamo prima. Gli unici problemi che si potrebbero avere è che entrando a 60 gradi su un terminale che era pensato a 70 o a 55 gradi, perdo di efficienza del terminale. Entrando a 70, 65, già molto meno. Ovvio che viene sempre in gioco nelle ristrutturazioni quando vado a fare una revisione, diciamo, dell'involucro, vado a capottarlo, ovvio che si abbassano i carichi richiesti, quindi anche se sottodimensionato il terminale, riesco a giocarmela bene. Avere una pompa di calore che fa i 70 gradi vuol dire avere questo gioco molto più ampio, semplicemente. Chiaro. Davide, abbiamo parlato finora di climatizzazione invernale. Tu hai detto che la pompa EHS Monarch T-Quiet funziona anche a inverter, quindi anche per la climatizzazione estiva e quindi il raffrescamento. Se puoi, giusto così, accennarci anche questa tipologia di funzionamento. Allora, chiaramente la pompa di calore che presentiamo oggi si chiama pompa di calore, quindi tendenzialmente è pensata per fare caldo. Ovvio che magari voglio avere una soluzione che faccia sia caldo che freddo. E come faccio? Beh, con EHS Monarch T-Quiet si può, quindi è in grado anche di erogare il raffrescamento. Quindi, esempio, qui vi ho messo un esempio che potreste trovare in giro o voler progettare, dove ho il pannello radiante che mi fa l'invernale, e che può essere il pannello radiante come può essere chiaramente il radiatore, e dove l'estivo può essere fatto da fan coil. Un esempio. L'unità, in questo caso abbiamo messa con climate hub e col fotovoltaico, è in grado di gestire anche il raffrescamento. Quindi d'estate funzionerò il raffrescamento con i fan coil, d'inverno funzionerò col pannello radiante e radiatori, o anche con pannello radiante barra radiatori e fan coil, se voglio un ulteriore aiuto. Chiaramente dovrò diciamo, in quel caso strutturare un impianto tale per cui abbia due zone, una in miscelazione e una no, quindi quella in alta temperatura e poi quella in bassa in miscelazione, in modo che possa entrare, se avessi i terminali ad alta temperatura con fan coil, per esempio, in cui possa entrare nella zona di bassa. Quindi chiaramente si complica l'impianto, quindi
non è detto che sulle ristrutturazioni si possa fare, ma chiaro, ho trovato un sistema dove c'erano dei fan coil e dei radiatori, funzionavano con una pompa di calore per i fan coil o con una caldaia e radiatori, voglio mettere tutto insieme, devo fare solo un minimo di accorgimenti dell'impianto, posso farlo? Sì, posso farlo. Chiaramente il funzionamento è o uno o l'altro, non sono fan coil a quattro tubi, chiaramente si parla di due tubi, però nel residenziale normalmente il fan coil non è utilizzato, però qualora volessi con una piccola modifica di impianto mettere una soluzione anche estiva, che faccio un tutt'uno, Samsung offre anche altre soluzioni, TTM Plus è una, che quindi va ancora anche con l'espansione diretta nel caso di raffrescamento, però anche con questa si può, volendo, fare freddo, cioè utilizzare il raffrescamento, la modalità di raffrescamento. Ok, perfetto, grazie, grazie Davide. Ci chiedono se le slide tecniche del talk sono sul sito Samsung. Ipotizzo che si fa riferimento proprio a delle brochure, a delle schede Sì, abbiamo tecniche in generale. delle brochure, delle schede tecniche sul sito Samsung dedicato. Ovviamente tutte le agenzie di zona hanno tutto il materiale e sono in grado di spiegarvelo molto più dettagliatamente di quanto il sito possa fare. Le slide precise sono un estratto e una revisione, diciamo, in chiave un po' meno super tecnica, in modo che potesse essere più intuitiva, ecco, una chiave più intuitiva di quelli che sono anche gli schemi di impianto che trovate in tutta la manualistica. Quindi sì, soprattutto poi c'è anche tutta una rete di supporto al progettista che parte dall'agenzia, arriva fino appunto al team tecnico che appunto vi supporta, come dicevamo prima, con la CFD o con la messa in pianta. Ok, prima di passare, ora veramente passiamo alle domande che sono pervenute nella chat. Un'ultimissima cosa voglio chiederti, Davide. Nei precedenti talk che ed il portale realizzato con Samsung Climate Solution l'anno scorso con i tuoi colleghi, uno dei temi davvero più interessanti di cui si è parlato, tra i tanti, era SmartThings, no? Questa app, questo sistema di intelligenza artificiale studiato da Samsung per il monitoraggio e la gestione dei carichi e dei consumi. È disponibile anche per HS Mono HT Quiet. Assolutamente sì. SmartThings è un sistema, come dicevamo, per l'utilizzo intelligente della casa, nel senso che è un'app universale per i prodotti Samsung, quindi va dal frigorifero alla lavatrice al sistema di climatizzazione, in questo caso anche con EHS Mono HT Quiet, soprattutto con la parte di Climate Hub, quindi con l'interna dedicata. Può anche essere messo solo con l'esterna, chiaramente. È un'app che permette, oltre all'interfaccia con quelli che sono i maggiori sistemi, quali Alexa, Google Home, eccetera, anche la creazione di scenari, il controllo e il monitoraggio della spesa energetica, diciamo, e anche delle funzioni più avanzate, diciamo, delle normali app d'applicazione. La cosa molto bella, diciamo, molto utile è che nel momento in cui ho una casa Samsung con un'unica app riesco ad avere il controllo completo di tutti gli elettrodomestici, del sistema di climatizzazione, del sistema di produzione di ACS, che mi permette appunto di andare a controllare tutto da un'unica interfaccia senza doverne avere diverse. Questo chiaramente anche in un'ottica futura di efficientamento energetico, di previsione dei carichi, eccetera, fa sì che avere un sistema al pari di un domotico, in un certo qual modo, ma molto più snello. Sì. Un sistema, potremmo dire, di smart home professionale in qualche Sì, senso. esattamente. Ok. Allora, Davide, qui c'è una domanda. Presumo che in realtà si parli del caso con
contrario, cioè quando vado a sostituire una pompa di calore con una caldaia. Non so se tu la riesci a leggere, questa qui, relativamente alla sostituzione delle caldaie a condensazione pompa di calore con impianto radiatori, la nuova caldaia avrà un rendimento non al 100% e si riferisce questa persona al 110 il bonus, il super bonus, dove è usuale la mera sostituzione del generatore. Non lo so se vuoi dare una tua opinione su questo. Allora, beh, allora, a parte che difficilmente, cioè adesso ancora si può effettivamente sostituire con caldaie, ma sono in atto appunto delle leggi europee, per cui non sarà più possibile. Chiaramente lì dipende dai fattori che abbiamo già in realtà sviscerato all'interno, nel senso che è chiaro che nel momento in cui ho un impianto pensato per andare con un generatore, avrò la necessità di avere un generatore in grado di adattarsi bene ai carichi. Con le caldaie, questo dipende, le caldaie a condensazione, come sappiamo, richiedono degli accorgimenti, richiedono uno smaltimento dei fumi che arrivano a bassa temperatura, quindi delle canne fumarie particolari, richiedono il fatto di poter smaltire i condensati che vanno appunto a condensarsi a caldaie a condensazione, che quindi diciamo creano una serie di, non dico problematiche, ma di accorgimenti da dover prendere. Questi accorgimenti di ordine uguale vanno presi con una pompa di calore. Chiaro adesso che le caldaie sono in dismissione, tra virgolette, o comunque sopravvivono in quello che è l'ibrido, possono ancora essere convenienti, ma diciamo che le normative europee su questo parlano chiaro, nel senso che non sarà lunga la vita, probabilmente. Allora non voglio dare anticipazioni che non ho, però è quello che un po' si sente, si legge anche andando sui siti della Comunità Europea sulle leggi in discussione, ecco. Sì, è chiaro. Ripetiamo che sul sito di Samsung Climate Solution, così anche sulla scheda azienda presente sul sito di Edilportale, è possibile trovare appunto le schede prodotto, richiedere cataloghi e quant'altro. Quindi su questo, diciamo, grazie a questa rete digitale che abbiamo così ampia, è possibile avere informazioni. Magari se vuoi dare un cenno su come è la vostra rete di rivenditori a livello nazionale, perché c'è una domanda che appunto chiede su una zona specifica, giusto così per capire come è possibile contattare su una determinata zona un vostro Certo, consulente. sì, beh, allora già sul sito Samsung dovrebbe esserci una parte dedicata appunto per raggiungere l'agenzia di rappresentanza più vicina. Abbiamo agenzie di rappresentanza spalmate su tutto il territorio che ci supportano in maniera egregia, e poi abbiamo tutto un team interno sia di area manager sia di sales engineer dedicati ai professionisti che sono in grado non solo di diciamo discutere quella che è la parte economica che chiaramente viene discussa, ma soprattutto la parte tecnica, quindi sono ingegneri specializzati nelle diverse nostre applicazioni che supportano in maniera attiva anche con schemi AutoCAD volendo, quindi abbiamo dei programmi apposta per la messa in pianta e come dicevamo prima con altri tipi di supporto quali appunto la CFD, l'analisi CFD eccetera. Quindi il primo, diciamo, contatto è quello con le agenzie di zona che trovate appunto sul sito Samsung. Chiedono Davide se appunto, il sistema di cui hai parlato è appunto integrabile con un impianto fotovoltaico e questo l'hai fatto vedere, però se anche Samsung ha ideato un suo impianto fotovoltaico da abbinare alla pompa di calore. Samsung ad ora in Italia no, nel senso che ci si sta lavorando. Samsung ha degli impianti fotovoltaici, chiaramente ad ora non siamo entrati ancora nel settore, ma ora non vorrei dire, ma potrebbe essere uno dei prossimi passi, ecco. Ad ora no, nel senso che abbiamo ottimi partner, ma non vendiamo ancora i nostri impianti, però diciamo che in un futuro, se l'andamento è quello che ci stiamo auspicando o che stiamo comunque vedendo,
chiaro è che non è un'opzione da escludere, ecco. Come si diceva prima, nel senso quando la produzione, quindi lo studio, la ricerca tecnologica capta il cambiamento, e allora è lì che vanno a intensificare le sue energie. Sicuramente, come le pompe di calore, anche il fotovoltaico è qualcosa che sta andando verso quella direzione. Chiaro. Allora, io non vedo altri. Tre domande qui nella chat, quindi potrei dire che possiamo concludere il nostro talk. Io ringrazio davvero Davide per essere stato con noi, per aver condiviso il suo know-how. Vedo che stanno arrivando altre domande. Non lo so, Davide, se vogliamo dedicare un altro po' di Andiamo tempo. all'ultima, per me va bene. Ok, Quanto è va. garantita in termini di prestazione la pompa di calore? 7-8 anni? Beh, allora, direi più di 7-8 anni, nel senso che la pompa non decade in così poco tempo. Chiaro è che l'obsolescenza, quando c'è un livello tecnologico che avanza, può essere più o meno rapida, nel senso che il nostro settore non è come il settore della telefonia, in cui ogni nuovo anno c'è un nuovo modello. Qui le pompe di calore durano, chiaramente vengono aggiornate a livello tecnologico o nel momento in cui nuove normative, nuovi obblighi richiedono degli altri standard, vengono ovviamente aggiornate. Quindi 7-8 anni può essere il tempo in cui chiaramente, dato che siamo in un periodo in evoluzione, sì, tra 7-8 anni potrebbe essere non obsoleta nel senso di inutilizzabile, le pompe di calore in questo caso durano più di 20 anni tranquillamente, ma in cui chiaramente non sarà più uno dei top del mercato. Diciamo che questa pompa di calore si pone come la fascia alta del mercato, una soluzione molto molto efficiente. Chiaramente mi auguro che tra 7-8 anni non sarà più una soluzione molto 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 efficiente in termini di mercato, ma rimarrà comunque una soluzione molto efficiente, quindi un'obsolescenza sicuramente molto più lunga di 7-8 anni. Va bene, allora Davide, grazie. Volevo ringraziare Samsung Climate Solution che ha collaborato con noi alla realizzazione di questo talk. Ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito. Il video rimarrà nella playlist della nostra pagina Facebook di Edil Portale, quindi accessibile da questo momento in poi. Davide, voglio lasciarti qualche secondo per i saluti finali e poi chiudiamo qui il nostro talk. Va bene, allora io ringrazio tutti, ringrazio Edil Portale per questa opportunità, ringrazio voi tutti che avete seguito, ringrazio Rossella in primo luogo in realtà, e speriamo di rivederci per altre novità, per altri talk, per parlare comunque di qualche argomento che sarà di interesse presente e futuro. Va bene, perfetto. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento di giornata. Ciao! Grazie.